Questi sono dati che io ribadisco veramente da tanto tempo, dimostrano quello che diciamo da sempre, ovvero sia che non abbiamo a che fare con dei poveri profughi, ma abbiamo a che fare con degli immigrati clandestini che vogliono, anche magari per motivi di carattere economico, ma comunque clandestinamente sono entrati nel nostro paese e ciò nonostante noi li manteniamo. Mi preme dire che peraltro i costi dal punto di vista burocratico di questa prassi, che è quella della richiesta di asilo politico, sono altissimi. Tenga presente che bisogna pagare la commissione prefettizia, che ormai dà i dati che noi diciamo da sempre, ovvero sia più di 7 richiedenti asilo non ne hanno diritto, 7 su 10, ma sono. C'è chi li chiama migranti economici, sono extracomunitari clandestini, è inutile cambiare il nome ad una cosa oggettiva. Secondo, pochi sanno che queste persone a cui è stato respinto la richiesta di asilo politico fanno tutti ricorso e l'avvocato non se lo pagano loro perché non hanno i soldi o dicono di non averli e ci costano una media di 500 euro l'uno, con un patrocinio gratuito per loro, ovvero sia l'avvocato glielo paga lo Stato. Cioè, questa gente è entrata clandestinamente in Italia, l'abbiamo e la stiamo mantenendo, gli viene respinta la richiesta, viene certificato che sono immigrati clandestini, ciononostante l'Italia, il governo italiano paga loro un ricorso che questi fanno contro lo stesso Stato. È veramente una situazione paradossale. Assessore, che cosa chiedere dunque al governo a Roma? Anche io al governo di fermare i flussi migratori, perché non è vero che è difficile fermarli perché questi verrebbero comunque. La verità è che ormai anche un bambino sa che la Marina Militare Italiana viene usata a torto collo come traghetto gratuito per portare i clandestini in Italia. È passato il messaggio a livello internazionale, per cui è normale che continuino a partire, bisogna fermarli in acque internazionali e lasciarli e riportarli dalle coste da dove sono venuti, usare la marina militare per quello a cui è nata, la motivazione per cui è nata, per difendere le nostre coste e bisogna difendere le nostre coste anche dal tentativo di migliaia di persone di entrare clandestinamente nel nostro paese. Le guerre, se Dio vuole, non ci sono più. Va usata per questo la marina e non come taxi gratuito per chi vuole venire in Italia clandestinamente, peraltro a farsi mantenere da un paese che ha già i suoi problemi. I dati Istat degli ultimi giorni dicono che ci sono circa 5 milioni di italiani in assoluta povertà. Con quale coraggio si importano persone nel nostro paese e le manteniamo sapendo che ci sono 5 milioni di italiani che non arrivano a fine mese. 100.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia per andare all'estero, più o meno lo stesso numero di persone che sono entrate clandestinamente nel nostro paese. Mi verrebbe da fare una battuta a chi dice sì, ma questi sono giovani spesso laureati. Peggio ancora, noi abbiamo esportato 100.000 cervelli italiani che abbiamo formato dal punto di vista culturale e abbiamo importato 100.000 sconosciuti.